sono diminuiti il numero dei donatori e quindi noi abbiamo difficoltà adesso a soddisfare il fabbisogno di sangue di tutta la provincia, quindi non soltanto del Moscantium. Quindi è una situazione veramente emergenziale, perciò ho approfitto anche di questo mezzo per chiedere a tutti di farsi avanti e che i donatori vengano al servizio trasfusionale del Moscati, perché c'è veramente una grossissima emergenza. Stiamo tagliando gli interventi in elezione proprio per conservare il sangue per le emergenze. Le scorte sono esaurite, le chiedo? No, non sono esaurite. Però quindi diciamo però che, l'appello è a donare, l'appello è a recarsi in queste ore a donare. Assolutamente, assolutamente, è veramente urgente. Intanto invece sull'emergenza neve negli scorsi anni abbiamo registrato un tilt al pronto soccorso per numerose cadute dovute al ghiaccio. C'è già questo tipo di emergenza? Quali consigli possiamo dare ai cittadini? No, allora l'emergenza dovuta al ghiaccio, francamente, rispetto alle non registriamo un numero di fratture così esorbitanti da poter parlare di un'emergenza. Sicuramente c'è comunque da raccomandare a persone come raccomandazione, insomma, persone che possono avere difficoltà di stabilità o da altre persone anziane oppure bambini piccoli, cioè da tenere molto riguardati questo tipo di persone. E anche per le persone che siano in buona salute è chiaro che bisogna avventurarsi in un modo molto prudente sul ghiaccio.